voi. Tutti ci siete? Andiamo? Okay. 2-0, una vittoria che certamente fa piacere, non solo a noi tifosi, ma soprattutto alla squadra. Certo, soprattutto a noi, perché volevamo riscattare la sconfitta di Pescara, il periodo diciamo non buonissimo, e volevamo toglierci dall'ultima posizione in classifica. Adesso non sono riuscito a guardare i risultati, però spero che ci siamo tolti da quella posizione che non ci compete, perché comunque sul campo abbiamo fatto 25 punti e comunque la metà di quelli che servono per salvarsi, quindi di certo non ci meritavamo di stare ultimo in classifica. Questa vittoria ci voleva e l'abbiamo voluta con tutto il nostro cuore. Ecco, non era una gara facile, come l'avete preparata in settimana? Ma sinceramente dopo Pescara abbiamo avuto un giorno libero e l'unico allenamento che abbiamo fatto è stato il 26, perché poi causa neve, il campo coi teloni, ci siamo allenati qua dietro, abbiamo fatto un po' di torello, quindi non abbiamo fatto niente di che. Il mister è stato bravo a prepararci mentalmente più che fisicamente, perché comunque fisicamente non avevamo problemi di prepararci. Okay. Il mister è stato bravo e oggi l'abbiamo dimostrato e siamo felicissimi di questa vittoria. Un gol che è arrivato ancora una volta su una palla inattiva. Sì, quando hai in squadra un giocatore come Zecchin è normale che ogni palla inattiva è come se fosse un'occasione da gol. E è stato bravo Francesco a far gol, sono felice per lui perché il suo primo gol qua, e speriamo di continuare su questa strada. Poi il solito Netto. Vabbè, ma Netto di certo non lo scopro io e non lo scopriamo adesso, è un fenomeno fuori e dentro il campo e si merita quest'annata che sta facendo, perché magari la passata ha avuto problemi fisici che non l'hanno portato a essere il giocatore che è, ma ora lo stiamo vedendo e è un piacere vederlo giocare. A livello tuo personale? Ma a livello mio personale sono contento, a parte le ultime prestazioni, qualche errore, però comunque ci sta un ragazzo, cioè sono comunque un ragazzo di 23 anni e gli errori ci stanno, li fanno chiunque, è normale. Uno di fila all'altro risalta di più che uno la prima giornata e uno la decima. E l'importante è restare con la testa sul campo e non farsi prendere da depressioni, tra virgolette, o troppo entusiasmo quando le cose vanno bene. L'importante è stare coi piedi a terra e sto lavorando per questo e sono felice alla giornata di oggi. Te le ricordi le domande? No, non le ho ripassate, ma me le sono dimenticate tutte. Siete tutti, andiamo? Allora, 2-0, una vittoria, possiamo dire scacciacrisi? No, noi siamo tranquilli, sono più persone altre che parlano, che siamo in crisi. Noi non siamo in crisi, noi siamo sempre grande gruppo, volevamo sempre vincere, qualche volta non è riuscito, però questo è in calcio normale, non è che si può sempre vincere. Oggi abbiamo vinto perché siamo stati più forti, avevamo più occasioni di gol, siamo stati soprattutto una famiglia e alla fine è il lavoro che paga in campo. Ecco, diciamo che è stata una partita preparata con qualche difficoltà per il terreno, per le condizioni atmosferiche, eccetera. Però dobbiamo dire che l'avete preparata nel modo giusto, visto che sono arrivati questi tre punti importantissimi. Sì, sì, campo e tempo è per tutti e due avversari uguale, non si può lamentare nessuno, non è che dormiamo su un campo e lo sappiamo dove rimbalza palla così. Abbiamo preparato bene, però non solo oggi, abbiamo preparato tutto l'anno, ci stiamo allenando bene. Qualche volta non siamo riusciti a vincere, oggi sì, è così. Siamo molto contenti che abbiamo vinto. Ecco, tutte le voci che circolano anche riguardano soprattutto anche l'allenatore, vi disturbano in qualche modo oppure no? No, io quelle voci non sento, non leggo, non, niente, noi siamo in spogliatoio, siamo tutti amici, tutti ci guardiamo in walkie, guardiamo, parliamo tra di noi, e lo sapevamo che non siamo in crisi. Noi andiamo settimana dopo settimana, partita dopo partita, andiamo per vincere. Qualche volta riesce, qualche volta no, però andiamo sempre a vincere. Come giudichi la tua stagione quest'anno? Sono molto contento, ho giocato abbastanza tante partite. Sono contento soprattutto per noi, perché noi non abbiamo 19 o quanti punti, abbiamo molti più punti di più,
abbiamo concluso quest'anno bene, abbiamo giocato bene, siamo una di poche squadre che vanno ad attaccare alto, che corriamo e sono contento che sono arrivato a Varese e che ho trovato una seconda famiglia. Ci sarà una pausa lunga, perché adesso fino al 17 gennaio non si riprenderà più. Questo in qualche modo può favorirvi o meno? Sì, sicuro. Dipende. Recuperare soprattutto magari un po' le forze, qualche giocatore. Sì, sicuro, perché secondo fase di stagione vogliamo puntare in più alto. Non vogliamo salvare solo Serie B, vogliamo puntare in alto perché noi siamo squadra che lo merita. Siamo un grande gruppo, siamo bravi ragazzi, ci alleniamo bene, meritiamo andare più alto. Mister, una vittoria che tonifica. Sì, le vittorie tonificano tutte, questa un po' più delle altre perché è venuta anche frutto di una prestazione collettiva molto buona e anche perché adesso c'è la pausa, quindi ci godiamo questi 15 giorni di pausa con più serenità. È stato bravo il Varese o meno bravo la Ternana? No, è stato assolutamente bravo il Varese. Ternana è una grandissima squadra, però noi oggi chiunque fosse venuto qui avrebbe perso. Questo perché? Questo perché oggi era così, era una giornata così dove tutti avevano una voglia di vincere, una voglia di primeggiare, una voglia di far prestazione che l'avevo già letto nei ragazzi ieri, anche prima della partita gliel'avevo detto, state tranquilli ragazzi perché oggi farete una grande prestazione e porteremo a casa 3 punti straordinari. E così è stato. Io vivo di sensazioni, questa era la mia sensazione di oggi. Anche se è stata preparata più sul piano psicologico che su quello atletico, no? No, è stata preparata ieri, l'altro ieri è stata preparata molto bene sul piano tattico, perché se loro non hanno giocato non è perché non sono capaci di giocare, perché noi gli abbiamo impedito di giocare, abbiamo chiuso tutte le loro fonti di gioco, gli abbiamo impedito di palleggiare, gli abbiamo impedito di prendere profondità con i loro uomini migliori. Per cui è stata preparata benissimo, prima sotto l'aspetto tattico e poi l'aspetto mentale ha sempre la sua importanza. Senta, girano mille voci, si legge di tutto, queste cose la disturbano e soprattutto si sente in discussione. Girano tante voci, ho già spiegato perché c'è gente che cerca di destabilizzare la società. Io non mi sono mai sentito in discussione, anche perché c'è un motivo particolare perché lo dico, perché se la società avesse voluto le mie dimissioni io le avrei date senza bisogno di chiedermele, perché io mi metto in discussione tutti i giorni, per cui non ci sarebbe stato problema di lasciarmi a casa, sarei rimasto a casa da solo. La verità è che io non sono mai stato in pericolo, penso che non lo sarò anche almeno che non faccia veramente male. È giusto che tutti ci sentiamo in bilico perché nessuno si deve sentire il proprio posto al sicuro, però non mi sono sentito in discussione fino a questo momento, questo me lo posso assicurare. La pausa che può servire? La pausa serve sicuramente per ritemprare un po' tutti noi, le pile sono abbastanza scariche, la tensione è sempre molto alta qui perché si lavora a volte in situazioni un po' difficili per tanti motivi, per cui diciamo che questa pausa cade a fagiolo.